Buongiorno readers, io sono Jo e voi state guardando Jo Reads. Chiedo anticipatamente perdono per i bambini del mio vicinato che oggi ci tengono a esternare la loro felicità in modo particolarmente rumoroso. Grazie per farlo nell'unico giorno in cui io ho tempo per registrare questo video. Bambini. Ma veniamo a noi, siamo qui in un wrap-up dove parleremo delle mie ultime letture, quindi un video dove vi racconto gli ultimi libri che ho letto e che cosa ne ho pensato, anche se in verità se mi seguite anche su Instagram avete già avuto qualche sneak peek dei miei pareri rispetto a queste letture. L'ultimo libro che ho letto, che ha violato un po' quella che era la mia TBR, però noi facciamo scelte del cuore e in questo caso è stata proprio una scelta del cuore, è la variante di Lunenburg di Paolo Morenzig. Io di Paolo Morenzig avevo già letto Il diavolo nel cassetto, mi pare, è stato uno degli ultimi libri che ho letto nel 2019, magari vi lascio qui nelle schede il wrap-up in cui ve ne ho parlato. Dopo essermi innamorata del diavolo nel cassetto e dello stile, soprattutto di Paolo Morenzig, che è uno stile estremamente favolistico nel racconto ed è uno stile che coinvolge me personalmente al 100%, lo trovo molto particolare, come se quando raccontasse tu sentissi una nenia in sottofondo che accompagna tutte le parole. E io mi sono innamorata del suo stile, quindi ho deciso di comprare tutti i suoi libri pian pianino, ma ho iniziato da questo, la variante di Lunenburg, che è il primo libro che lui ha scritto nel 93. Tra l'altro sono stata fortunatissima perché ho preso questa edizione usata su Libraccio e c'è dentro l'autografo, cioè una dedica in verità, un certo Davide che purtroppo non sono io, però è firmato da Paolo Morenzig ed è del 93 questo libro, quindi questa è la prima edizione. Che bello quando tutti gli astri si allineano e succedono queste cose. Grazie, grazie. Ero interessata a questo libro perché la trama si svolgeva e veniva raccontata attraverso la metafora del gioco degli scacchi. Mi rendo conto che non ho parlato come mangio, sono stata un po' complicata, ma adesso vi spiego cosa succede. Il libro si apre con l'omicidio di questo imprenditore tedesco e attraverso la storia dell'omicidio di questo imprenditore tedesco e una scacchiera lasciata sul luogo in cui è stato ucciso, noi percorriamo tutta la storia, incontriamo il nostro protagonista, scopriamo chi era quest'uomo, che cosa è successo negli ultimi giorni della sua vita, che cosa è successo prima, che personaggi ha incontrato, che cosa è stato che ha decretato infine la sua morte, la sua uccisione. Ed è un libro bellissimo, io non pensavo di poter amare Paolo Morenzig così tanto dopo Il diavolo nel cassetto, invece questo è molto molto più bello del diavolo nel cassetto, che già mi era piaciuto molto, quindi potete pensare al mio entusiasmo. È più bello perché sicuramente, insomma, questa metafora del gioco degli scacchi, poi io ho sempre giocato a scacchi da bambina, non sono mai stata una campionessa, ma sono sempre stata appassionata dal gioco e dalle letture, tra l'altro, che riguardano il gioco degli scacchi. E se siete amanti del gioco non potrete trovare il libro che vi interessi di più, credo nell'universo, perché ci dà una bella panoramica sulle tecniche di gioco, la variante di Lunenburg stessa è una mossa degli scacchi e noi vediamo eviscerarsi tutta la trama come se stessimo giocando una partita a scacchi. Bellissimo ragazzi, lo stile già sapevo che mi sarebbe piaciuto, quindi andavo proprio a colpo sicuro. La storia, la trama è anche ricca di colpi di scena, di personaggi indimenticabili. Io mi sono innamorata del personaggio di Tabori, che non posso dirvi chi è perché il libro ha solo 150 pagine. È breve, se parlo di più della trama rischio di farvi spoiler. Però secondo me, qui lo dico e non credo che lo negherò mai, Paolo Morenzig è la dimostrazione di come un autore che ha davvero da raccontare una storia possa raccontare una storia straordinaria in sole 150 pagine. Non so voi, ma io a volte leggo di quei libri lunghi, infiniti, e qui abbiamo un esempio. 400, 500 pagine che non dicono nulla, non raccontano niente, non ti lasciano niente. Paolo Morenzig in 150 pagine mi ha dato tantissimo. Questo libro mi ha dato tantissimo. È così particolare che me lo ricorderò a vita, è un libro unico nel suo genere ed è questa anche la forza di questo autore, che i suoi libri sono unici, non li puoi scambiare con altri e non puoi confonderti la trama e pensare ah ma quelli era quello o era quell'altro libro di quell'autore.
È un autore unico, a me piace tantissimo, io mi sono innamorata, adesso comprerò in botto tutti i suoi libri perché con questo mi ha definitivamente convinto. 5 stelline su 5, super consigliato, convincervi a leggerlo perché davvero ne vale la pena. La smetto. Poi ho già perso l'ordine, però io sono sicura in un certo momento di aver letto Lettere d'amore da 0 a 10 di Susie Morgenstern e Thomas Bass. Di Sonda Edizioni, che mi ha mandato Sonda Edizioni, ed è un graphic novel, tra l'altro ero super curiosa di leggerlo perché la traduzione è di Erika Romagnoli, meglio conosciuta qui su BookTube come Diary of a Bibliophile. Quindi ciao Erika, se stai guardando questo video intanto ti saluto, e io non so dare un parere sulla traduzione, però è bellissimo secondo me che questa sia stata la tua prima traduzione, perché è una storia meravigliosa, è una storia di una dolcezza infinita. Parla del nostro giovane protagonista Ernest, che vive con la nonna e si sente molto solo. La nonna vuole stare sempre in casa, difficilmente escono, nelle prime tavole vediamo un susseguirsi di giornate tutte uguali, finché Ernest a scuola non incontra Victoire, che è la nuova ragazza che si siede in banco vicino a lui e ha un carattere completamente opposto da Ernest, che è schivo, riservato, chiuso. Lei è pimpante, è molto solare come ragazza e comincia a parlargli, anche se lui è un po' intimidito inizialmente, e lo trascina nel suo mondo, in una famiglia super numerosa dove tutti si aiutano, dove c'è sempre da mangiare, dove, non che a casa sua non ci fosse da mangiare, però c'è sempre molta varietà da mangiare, anche cose che la nonna non gli faceva provare. E grazie al rapporto con questa nuova amica, Victoire, gli si apre proprio un nuovo mondo e riesce a affrontare un tema del suo passato che lo faceva molto soffrire. Non dirò niente di più, ovviamente, perché la graphic novel è corta, potrei farvi uno spoiler anche qui e non voglio, però è una storia molto dolce, io ve la consiglio, gli ho dato 3 stelline e mezzo su 5 e questo è Lettere d'amore da 0 a 10. Poi abbiamo un tema molto dolente, un libro molto dolente, non so neanche come presentarvelo. Stiamo parlando della Nona Casa di Leigh Bardugo, e ora molti di voi che magari hanno sentito parlare di questo libro da altri miei colleghi che l'hanno amato diranno: ah, ma come? Però per me è stata una delusione sconfinata questo libro, proprio proprio brutto. E sapete che a me non piace dire che i libri sono brutti, infatti tornerò sui miei passi e dirò: a me non è piaciuto, perché a tanti altri miei colleghi è piaciuto, a me proprio no. Non sono riuscita a trovargli veramente pochi lati positivi, non riesco a salvarlo. Gli ho dato 2 stelline su 5 e ora vi spiego perché. Allora, ci sono tanti motivi per cui questo libro può non essermi proprio piaciuto. Sicuramente il primo è l'hype che è girata intorno a Leigh Bardugo, che non so, sembrava Umberto Eco della nostra generazione, e per questo io mi immaginavo una scrittrice della Madonna prima di approcciarmi a questo libro, e forse anche questo me l'ha tirata molto giù, almeno per quanto riguarda la Nona Casa. Non ho letto altro di suo, premetto. Ho un po' l'hype in generale intorno a questo libro, ma anche il fatto che di tutte le opere della Bardugo, che comunque io ero curiosa di leggere, La Nona Casa era quella che per tematiche si avvicinava di più a quello che a me piace nei libri. Il romanzo della Nona Casa si svolge a Yale, a New Haven, nel campus universitario di Yale, e parla di queste 9 case, queste confraternite che si dedicano alla magia e all'occulto. Bellissimo, detto bello, particolare, nuovo, dai, cioè perché non dovrebbe piacermi? Ho fatto tra l'altro una lettura condivisa con l'Arianna del filo di Arianna, che l'ha pensata più o meno come me, in senso lei l'ha condannato di meno e alla fine credo l'abbia anche salvato. Per me invece è un po' una condanna senza fine questo libro. Proprio. Questo era il suono dell'esplosione. Ma veniamo a noi. Cos'è che non mi è piaciuto? Allora, io ho trovato il libro, vabbè, ho trovato intanto lo stile della Bardugo, che per la prima volta mi trovo anche a giudicare uno stile, perché quando un'autrice viene così portata in palmo di mano da tante persone che tra l'altro io anche stimo e seguo volentieri, è ovvio che le aspettative sono alte, ma lo stile della Bardugo è praticamente inesistente.
io ho letto prima di questo, tra l'altro, la saga di Nevernight di J. Christophe. Nonostante trovo che anche quella saga abbia qualcosa che non va, lo stile, stiamo parlando di stile di J. Christophe, è inconfondibile. Se io domani mi trovo a leggere una frase scritta su un muro ed è sua, io lo so che è sua, cioè lo riconosco. La voce dell'autore è molto forte in quel caso. In questo caso non solo, vabbè, la voce non è forte, ma è giusto anche così perché l'espediente narrativo della saga di Nevernight era che il narratore si sentisse e commentasse con il pubblico la vicenda. In questo caso non è così, cioè partiamo da due concetti comunque diversi. Ma nonostante ciò, lo stile è praticamente inesistente. Personaggio X fa, personaggio B, dice, personaggio C risponde. Punto. Né più né meno. È questo. Va bene così. Passando l'ostacolo dello stile, c'è tanto altro che fa un libro. La trama, ad esempio, e anche qui tocchiamo un tasto dolente. Ma la trama è tanto confusa. Io credo che Libardugo abbia avuto un'idea per scrivere questo libro, ma che non si sia fermata a riflettere più di 2 minuti su quello che voleva raccontare. E il risultato è che butta tanta carne al fuoco ed è solo fumo e niente arrosto. Per tornare sulla metafora del fuoco, solo fumo e niente arrosto, il libro è molto confusionario. Un libro che tra l'altro si basa sul contesto in cui viene narrata la vicenda, ovvero New Haven, ma in particolare il campus dell'università di Yale, l'ambientazione vaga e indefinita. Vengono descritti due palazzi, il resto è tutto intercambiabile. Le varie case di queste confraternite sono intercambiabili. Le confraternite sono intercambiabili, cioè era questo il punto su cui tu dovevi spiegare bene. Un romanzo che si basa sull'attività di magia occulta di queste confraternite, devi essere in grado di spiegare bene come funziona la magia, in cosa differisce la magia per ogni confraternita, i nomi delle confraternite e chi ne fa parte. Non basta schiaffare alla fine del libro un appendice con i nomi delle confraternite, cioè con il riassuntino. Tu devi essere in grado di mettermelo nel testo e farmelo capire. Io non devo andare a consultare l'appendice per capire chi è la gente mentre leggo, non è bello. Non è completo, non è completa la tua narrazione così. E quindi, boh, già ho strottato il naso. Io, tra l'altro, premetto che molti hanno detto, non è un libro per tutti perché è molto difficile e molto complicato. Ragazzi, adesso non per, io sono abituata a leggere libri complicati e se siete fan di questo canale, lo sapete benissimo. E per farvi degli esempi, ma giusto per chiarire le cose, giusto per mettere i puntini sulle i. Uno dei romanzi che è stato definito illeggibile è uno dei più complicati da recepire per un lettore. Ops. Non venitemi a dire che La nona casa è un romanzo complicato, perché non è un romanzo complicato, è un romanzo che non è raccontato bene, fondamentalmente. Ma torniamo perché sennò mi perdo per la tangente. La storia è in generale molto incasinata, le prime 50 pagine non si capisce niente e io non capisco se questo volere incasinare tutto, lasciare queste frasi molto, molto spezzate, non trovare un collegamento fra un'azione e un'altra, non trovare il nesso causa-effetto nelle azioni dei protagonisti, sia perché si vuole dare questo alone, atmosfera di mistero, quindi c'è un grande pentolone, la Bardugo ci butta dentro tutto e dice: "Toh, questo, non capire niente, perché è un romanzo misterioso." No! Non si fa così un romanzo misterioso, non c'è un'aura di mistero, c'è un'aura di gran confusione. Prima metà del libro, io credo, tra l'altro, il libro sono 400 pagine, le prime 200, boh, molti le hanno definite lente, noiose. Sì, lente, noiose e confuse. Io se non l'avessi letto con l'Arianna e non ci avessi speso i miei soldini su questo libro l'avrei abbandonato. Però ho deciso di andare avanti anche per poterne fare una recensione completa. La seconda metà è un po' meglio, in senso che pian pianino ci viene data qualche informazione in più che ci serve a capire il romanzo, non informazioni alle quali noi non possiamo arrivare. Quindi non è un romanzo misterioso che sfida il lettore a capirlo, perché semplicemente le cose non ci vengono dette, ci vengono dette a un certo punto e ce le prendiamo così come sono. E tutto il romanzo si risolve in 2 pagine. Alla fine tu hai le lette 400 in 2 pagine, tutto questo gran problema è risolto. Fine. Chiuso. Quattro personaggi,
due pagine di azione e una di conclusione. Anche i protagonisti, ci sono quattro personaggi principali, a dirla tutta, e sono la caricatura di loro stessi, sono dei personaggi che tu puoi aprire qualsiasi libro Young Adult e tirare fuori, così li trovi ovunque, tra l'altro. E questo, vabbè, ho detto Young Adult perché adesso ho in mente molti libri Young Adult, questo comunque è un libro per adulti. La protagonista, senza arte né parte, è la classica ragazza ribelle. In un contesto che le è estraneo, si trova fuori posto, è disadattata. Devo dire che la facevo anche un po' più intelligente, più scaltra, più forte, perché viene dipinta così. Però ci viene anche detto, potrebbe essere spoiler, che al primo rito che assiste, quest'altro protagonista, Darlington, che la segue, le insegna i riti di queste nuove case, che loro che fanno parte della casalette devono controllare, e dice: "Oh, mi raccomando, non schiacciare il cerchio di sale o sabbia, non mi ricordo che viene fatto per il rito. È l'unica cosa che non deve fare", e lei si distrae e ci mette sul piede. Cioè, non ditemi che questa è una scienziata, perché io proprio non ci posso credere. No, 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 no. Alex non la salvo. C'è stato il tentativo di Leigh Bardugo di darle una backstory molto forte. Questa è una delle parti più interessanti, onestamente, la backstory di Alex. Questo glielo devo tutto. Darlington, quest'altro personaggio che è un po' loro si definiscono Dante e Virgilio, quindi è colui che guida Alex in questo mondo alla scoperta di come funzionino queste case, come si occupano dell'occulto e come la Lete deve vigilare sulle loro operazioni. Anche lì c'è un po' un damerino e fa la figura del damerino, ha delle battute a damerino e non ha un minimo di profondità come personaggio, cioè così. Non posso salvare neanche lui. Gli altri due personaggi protagonisti, che sono il preside Sandow, se non sbaglio, cioè, se leggete Shadowhunters e il preside dell'Accademia di Shadowhunters, che adesso mi sfugge come si chiama, è uguale, è uguale. E poi l'ultima protagonista, che è la Dawes. Sì. Cioè, anche lei bidimensionale, la vecchia, sembra una vecchia bibliotecaria, un po' inetta a fare tutto, che sul finale deve salvare un po' la situazione e quindi fa qualcosa che sconvolge tutti, che nessuno si aspettava. Non lo so, forse per voi sono novità, per me sono cose già viste e riviste in film, serie TV, lette nei libri, quindi i personaggi non mi sono piaciuti. Andiamo a una conclusione di questa recensione, se no moriamo qua. I personaggi non mi sono piaciuti. La trama non mi è piaciuta, il world building è inesistente, l'uso della magia non è spiegato bene, è confuso, anche il fatto che ci vogliono fare temere questi morti che vengono definiti grigi, attenzione, però sono da temere perché lì così, e poi ci dice che la Lete ha dei cani fantasma, dei segugi fantasma che operano a loro comando, senza spiegarci perché o per cosa. Cioè, cosa vuol dire? Tu mi vuoi far veramente aver paura di queste creature e poi mi dici che tu hai dei cani fantasma al tuo servizio che attaccano sul tuo comando? È una puntata di Scooby-Doo, non è un libro di fantasmi, è una puntata di Scooby-Doo. E va bene così, però prendiamolo per quello che è. E niente, vabbè, smetti di parlare di questo libro, io credo comunque di avervi dato il mio parere abbastanza completo, ci sono tantissimi temi che se volete possiamo trattare in un video a parte, a me non piace però distruggere più del dovuto un libro che non mi è piaciuto, quindi credo di avervi dato più o meno una panoramica completa del perché non ho apprezzato questo libro. In ogni caso, se ne vogliamo parlare, o ne parliamo nei commenti, se volete farne un video a parte, magari chiedetemeli e ne parliamo, chiedetemelo e ne parliamo ancora. Poi veniamo a Prati più verdi. Ho letto Il porto proibito di Teresa Radice e Stefano Torconi, che era un po' che conservavo in libreria e non vedevo l'ora di leggere. E l'ho trovato bellissimo, altre 5 stelline su 5. È una storia magnifica, è assolutamente Radice Turconi che io preferisco. Io ho letto anche Tosca dei Boschi, che però secondo me è per un pubblico è per un pubblico più giovane. È un po' per un pubblico di bambini, middle grade. È una storia molto disneyana, mentre nonostante Il porto proibito abbia un tratto di disegno che ricordi un po' i personaggi Disney, è una storia per adulti, dove nonostante ci troviamo in un mondo estremamente favolistico dove c'è questo porto che scompare e riappare, che solo alcuni possono vedere, questo personaggio senza memoria che tenta di capire chi è, in un contesto appunto molto di favola e di una narrazione favolistica che alcuni tratti ricorda anche l'Isola del Tesoro di Stevenson,
Però in verità io ho trovato i personaggi molto veri, molto radicati nella realtà, con delle problematiche e delle emozioni che potresti vedere nel tuo migliore amico o in qualsiasi persona che incontri. Bellissimo, un'opera veramente fantastica. E tra l'altro anche una storia molto misteriosa. Oltretutto, inizi la storia per il mistero, poi conosci i personaggi, quindi ti affezioni, sei solo contento di leggere che cosa succede a questi personaggi nella vita quotidiana, perché è davvero molto immersivo questo fumetto, se non che a un certo punto ti ricordi anche la parte di mistero ed entri in questo mistero sempre più fitto e sei veramente incuriosito. È veramente un page turning continuo. Bello, bellissimo. Sono felice perché anche questo è venuto dopo la nona casa e avevo davvero bisogno di una storia così per tirarmi su. 5 stelline su 5, super consigliato. Un altro libro che ho letto, ma che purtroppo non ho qui perché ho dovuto prestare, è A sangue freddo di Truman Capote. E appunto io l'ho prestato, non l'ho qui perché il mio lavoro di influencer è influenzare le persone a leggere i libri e qualcuno è stato talmente influenzato dalla mia recensione che mi ha chiesto il libro in prestito e quindi non ce l'ho qui. Long story short, non ne parlo troppo perché in verità appunto vi ho fatto un video interamente dedicato a Sangue Freddo, del quale tra l'altro vado molto fiera perché è un bel video, non vi dirò di più. È un bel video, secondo me è completo, c'è tutto il mio parere al 100%, mi sono presa il tempo giusto per parlarne. Sappiate che mi è piaciuto comunque tantissimo. Non mi sono neanche resa conto mentre lo leggevo di quanto mi stesse piacendo, ma me ne sono resa conto una volta che ho chiuso il libro. E per settimane non ho fatto altro che pensare a questa storia, a fare ricerche sui personaggi, su Truman Capote, a guardare film. È una storia che mi ha preso al 100%, credo che sia un unicum, un romanzo unico nel suo genere. E di nuovo, perdonatemi, ma vi rimando a quel video lì che è completo in tutto. Ho letto quindi l'ultima, ho finito la trilogia di Nevernight. Meglio tardi che mai, meglio tardi che mai. E mi è piaciuto molto questo terzo libro. Se avete visto gli ultimi wrap up, in cui vi parlo del primo e del secondo libro di questa saga, sapete che il primo e il secondo mi erano comunque piaciuti, ma avevo sempre qualche nota del perché non mi piacessero, cioè c'era sempre qualcosa che non mi quadrava troppo. Questo terzo libro devo dire che mi ha dato tutto quello che desideravo. Non potrei essere più felice, grazie a J. Christophe. Finalmente siamo entrati in totale comunione letteraria io e te. Ottimo, ottimo. È dalle prime pagine, cosa che non notavo negli altri capitoli che iniziavano con molte ripetizioni, erano ripetitivi, un po' lenti, qui entriamo subito nel fulcro della vicenda, subito ci rimmergiamo nella situazione dove ci eravamo lasciati con i grandi giochi e ovviamente siamo molto curiosi, il ritmo è molto accelerato fin dalle prime pagine, si vengono a scoprire delle cose che aspetti di sapere dai primi due capitoli e non se le è tenute tutte per la fine. J. Christophe, bravo, è stato parsimonioso e cum grano salis le ha seminate per tutto il romanzo, quindi ha tenuto sempre l'attenzione dello spettatore molto alta, cosa che secondo me non è stato tanto in grado di fare nei primi due capitoli. Questo, nonostante il più lungo, è quello che ho letto in meno tempo e credo che sia il più godibile. Ormai ci siamo affezionati ai personaggi, alla storia di Mia, abbiamo sete di sangue come Mia, vogliamo il confronto, non posso dire niente perché tutto è spoiler, oddio, vogliamo sapere come va a finire la vicenda e è bello, bello, bello. Giusto un punto. Due punti e già ci siamo allargati. La cosa che mi è piaciuta di più in assoluto è la parte che riguarda, vediamo se posso dirlo, il dio A, la madre nera e il loro figlio. Questo secondo me non è spoiler. E la nascita dei Tenebris. È la cosa che io ho trovato in assoluto più particolare, innovativa, imprevedibile. Bellissima, mi è piaciuto tantissimo la parte della struttura religiosa di questi romanzi, mi ha sempre affascinata molto e anche la sua conclusione l'ho trovata perfetta. Credo che in questo caso, a differenza per esempio della nona casa, J. Christophe sapesse già dove andare a parare da quando ha scritto il primo libro a quando ha scritto il terzo, e questo si vede quando si legge un romanzo, si vede. E qui si è visto tutto, bellissima la storia della nascita dei Tenebris, di che cosa sono. Bellissima, non ne resterete delusi. Un po' meno il conflitto finale, non posso dire fra chi, però avrei voluto un po' più lungo, un po' più difficile, e anche il contentino alla fine l'avrei evitato. Però
Comunque, in generale gli ho dato 5 stelline su 5 e sono molto felice di questo perché è il primo dei tre romanzi a cui do molto serenamente 5 stelline su 5 e mi sento che nel mio rapporto telecinetico con J. Christophe gli ho detto: guarda, io te le darò queste 5 stelline, ma devi farmi un terzo romanzo da bomba perché i primi due sei andato un po' sul leggero, il terzo voglio le esplosioni e le esplosioni ho avuto. Grazie J. Christophe, saga super consigliata per gli amanti del fantasy. Soprattutto per gli amanti del Trono di Spade, perché trovo che questo non abbia niente da togliere alla saga del Trono di Spade, sia comunque più breve e in generale abbia una conclusione che non è mai male per una saga di libri, pensa un po'. Quindi ve lo consiglio, ma in generale a tutti gli amanti del fantasy, ottimo, sono molto felice. Ho parlato troppo, si è interrotta anche la videocamera, quindi io devo per forza andare in conclusione. E quindi spero che questo wrap-up vi sia piaciuto, lasciatemi un commento sul vostro pensiero, sulle mie recensioni di questi libri e chiacchieriamone un po' come sempre. Io spero che il video vi sia piaciuto e a questo punto non mi resta che andare in conclusione. Se il video vi è piaciuto sapete benissimo cosa fare, potete lasciare un pollice in su, condividerlo, lasciare un commento, fare quello che volete, sapete benissimo come si fa. Se vi va di restare ancora in mia compagnia vi lascio qua sotto altri due video per parlare ancora dei libri con me e non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacione e ci vediamo alla prossima. Non vi ho detto che ci sono qui sotto anche i miei social, ma penso che ormai lo sappiate. Ciao!